Ciao a tutti amici e amiche, eccoci qui a parlare della terza giornata della Serie B. Una giornata che ci ha regalato tantissimi gol, ben 21, non c'è stato nessun pareggio e non c'è stato ancora lo 0-0 anche in questa giornata. Ci sono state delle vittorie veramente pesanti, nette, tre sono anche esterne. Andiamo a vedere proprio le questa giornata. Iniziamo dalla vittoria esterna della Lazio in quel di Arezzo, in rimonta anche con l'Arezzo che è andato in vantaggio di 2-0 con prima con Razzolini e con Planner, poi al 35esimo minuto ha pareggiato Visentina, 65esimo pareggia Maraca e al 68esimo i gol, vittoria di Pitaccio per la Lazio. Quindi Lazio che rimane a punteggio pieno, tanto rammarico per l'Arezzo che si è trovato però al doppio vantaggio, veramente. Quindi veramente tanto rammarico per l'Arezzo che comunque è uscito a testa alta nonostante la rimonta subita. Vittoria, l'altra vittoria esterna è quella del Cesena e quella di Bologna. Questa è una vittoria molto molto pesante, se vogliamo dire, grazie alla doppietta di Martina Secchi al 10° e al 37° del secondo tempo, il pareggio di temporaneo di Kustrin al 31esimo naturalmente del primo tempo. Quindi bella vittoria anche del Cesena in quel di Bologna, che dà veramente continuità alle romagnole. Che devo dire, seconda vittoria anche consecutiva dopo aver battuto anche il Brescia, quindi una buona partenza da parte del Cesena. Si è rifatto naturalmente anche il Pavia, eccola qui la prima goleada, quella contro il Ravenna Women, che ormai sinceramente è candidato veramente a scendere. Vittoria pesantissima, 4-1 da parte del Pavia, non possiamo dire i marcatori perché non ci sono scritti neanche nel sito della federazione femminile, quindi non possiamo dire i marcatori. Vittoria naturalmente del Rest Women sul Freedom per 2-1 grazie alla doppietta di Nagni al 37esimo e al 39esimo del primo tempo, pareggio vantaggio momentaneo del Cuneo con Melano al 23esimo del primo tempo. È successo tutto nella prima frazione in quel di Roma. Comunque vittoria veramente importante della Res Women, come vittoria importantissima del Chievo in quel di San Marino per 3-1. Un Chievo che ha mostrato anche un gioco cinico, si è visto, e anche un gioco non perfetto ma buono comunque. Vantaggio con un bel gol di Roberta Picchi all'11esimo, il raddoppio del Clivensi con Landa al 25esimo, poi arrivato il gol di Barbieri nella ripresa al 76esimo e al 84esimo ha chiuso la gara Poli con un bel destro veramente sul primo palo, veramente un bel gol anche quello di Poli, anche per dire anche come è stata costruita anche l'azione. Sarà una bella sfida infatti quella che ci aspettiamo domenica all'Olivieri al CSM Stadium, perché ci sarà praticamente la Ternana, che ormai non sorprende più,
5-0, altra manita, terza manita consecutiva, questa volta la vittima è il povero Tavagnacco. È impressionante, 15 gol in 3 partite, ma se guardiamo anche la Coppa Italia sono ben 20 gol, quindi impressionante, forse 5 la Ternana, è incredibile. Da segnalare il solito gol di Valeria Pirone nella ripresa al minuto 47. Le altre marcature sono al 29esimo primo tempo con Chiara Vigliucci. Il pareggio, sì, scusate, la seconda marcatura, le altre marcature sono di Tarantina al minuto 54. Scusate, 49, e poi l'abate al 62esimo e ancora al 79esimo minuto. Quindi veramente bella vittoria, veramente della Ternana. Non sorprende più questa Ternana, non sorprende più. Veramente sarà veramente una bella partita quella di domenica contro il Chievo, si giocherà in casa del Chievo. Ottima vittoria anche dell'AS Verona contro il Genoa, affrontava una squadra che è candidata naturalmente a salire in Serie A, e doppietta di Bison al primo e al 26esimo, e poi nel recupero finale di Christian Chiamou per il tris dell'AS Verona, che quindi dà continuità alla vittoria di Pavia. Ed ecco qui la grande sorpresa, perché è la vittoria del Brescia, che aveva preso una bella batosta contro il Cesena lo scorso weekend, e invece qui veramente batte Lez, un'altra delle capoliste in questo momento era il Parma. Benedetti aveva portato in vantaggio il Parma al 12esimo, il pareggio di Magri al 13esimo, e poi al minuto 81 il gol di Braida che dà la vittoria alle rondinelle. Quindi veramente una bella vittoria da parte delle rondinelle. Primo KO del Parma, naturalmente, certo, non ci, non, del Parma con l'Antuono, ma vedremo. Ma non è che ci sia un campanello d'allarme, certo, sicuramente può starci un KO a Brescia, il campionato naturalmente è lungo, e siamo sicuri che comunque il Parma si riprenderà. Andiamo a vedere la classifica. Come si poteva immaginare, Ternana e Lazio prime con 9 punti, a seguire naturalmente tutte un bel 5 squadre con Verona, Cesena, Parma, Brescia, Chievo e anche Pavia a 6 punti, Bologna, Res Roma 4, Arezzo, San Marino, Genoa a 3, Freedom. Tavagnacco e Ravenna Women a 0 il prossimo turno. Ecco, ricordiamo che tutte le partite della Serie B verranno trasmesse dal portale dal canale YouTube di Bepi TV in maniera gratuita, quindi vengono tutte trasmesse lì. Ecco, questo ve lo posso dire. Andiamo a vedere la prossima giornata, che si giocherà, mi pare, tutta domenica alle 15. Non c'è, mi pare, un anticipo. Cesena San Marino, Freedom Verona, Genoa Arezzo, appunto Chievo Ternana, questa grande partita, Lazio Bologna, Parma Res Roman, e vedremo se Parma si riprenderà dalla batosta, Ravenna Brescia e Tavagnacco Pavia, e questa è sfida nettamente da salvezza. Bene, e abbiamo chiuso anche qui questa weekend di campionato di Serie A e Serie B. Scrivete la vostra, scrivete i vostri commenti,
su quello che avete visto, su questa giornata. Naturalmente, se avete visto anche le altre gare, io ho visto naturalmente quella del Chievo con la Ternana. E niente, naturalmente vi rimando a scrivere grazie per il Jalapas Bar e vi do l'appuntamento naturalmente a venerdì per la Serie A e sabato naturalmente per presentare la prossima giornata di Serie B. Ciao a tutti e buona serata!